Ben ritrovati cari amici di Filo Diretto. Oggi è mercoledì, è 6 marzo e come vi avevo preannunciato l'altro giorno, per quanto mi riguarda, dedicherò un paio di minuti di ogni Filo Diretto di tutto il mese di marzo alla donna, visto e considerato che il mese di marzo è appunto dedicato alle donne. Intanto c'è una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, per favore abbassate il volume Pronto? del televisore. Prego, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sento pianissimo, sento niente. Mi dica, parli pure. Sì, parlo io. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi comincia la Quaresima, Sì. quindi tanti auguri di Santa Quaresima a tutti. Poi Grazie, anche a speriamo lei. che questa Quaresima porti senno ai nostri politici e che si faccia la TAV e tutte le opere che si devono fare, perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, se non c'è il lavoro manca la dignità, manca tutto. E la ringrazio, la saluto, buongiorno. Non sento Grazie, niente, buongiorno. grazie a lei, buongiorno, un abbraccio. Allora, oggi parleremo di donne rifacendoci a questo libro del vicequestore aggiunto Nunzia Alessandra Schiglierò, che si è dedicata proprio alla violenza di genere. Questo libro si intitola Soli nella notte dell'anima, come reagire alle molestie in casa, al lavoro, per strada. E in fondo a questo libro ci sono delle storie che il vicequestore aggiunto ha vissuto con queste testimonianze. E questa è la storia di Anika che vi vorrei leggere. Parlo bene l'italiano perché sono nata qui, ma sono albanese purtroppo. Purtroppo perché non posso fidanzarmi con un italiano, se no mi ammazzano. Mi dicono mia madre e mio padre, ci sono vicini. Prima o poi, se non parlo, se non chiedo aiuto, ci riescono a farmi fuori. Dicono che gli italiani sono razzisti, ma lo sono tutti, visto che i cinesi si devono sposare con i cinesi, gli albanesi con gli albanesi, i marocchini con i marocchini, gli indiani con gli indiani e così via. Ora mi picchia anche mio fratello, mi gridano parolacce che non si possono dire, posso dire lurida, stronza. Mi strappano i capelli, mi riempiono di calci, pugni e sputi. Mia madre mi ha anche puntato un coltello alla gola e mi ha detto che se non mi comporto bene la prossima volta mi sgozza. A scuola le mie amiche si lamentano perché non gli hanno comprato il cellulare ultimo modello o il pantalone che ti fa un super sedere. Io penso sempre, beate loro che hanno questi problemi. Io non so neanche cosa significa avere una carezza da mamma o da papà. Sono finita in ospedale 5 volte e l'ultima mi hanno dato 15 giorni di prognosi. Così mi sono decisa a parlare, prima di morire anche fisicamente, poiché dentro sono già morta da anni. Ho un vuoto enorme dentro, più grande di quanto si possa immaginare. Ho raccontato tutto alle mie 3 insegnanti preferite e alla psicologa della scuola e hanno visto le mie ferite. Il giorno stesso è arrivata la polizia che mi ha sistemato in una casa famiglia. Non si sa che fine farò. Il pubblico ministero mi ha detto che la polizia non vuole che si arrestino i miei genitori e mio fratello perché sostiene che manchi l'attualità. Quindi ho risposto: fatemi capire bene. Se io voglio giustizia, devo tornare a casa e se non mi ammazzano mentre mi stanno picchiando, devo chiamare la polizia e a quel punto e solo in quel caso si possono arrestare. E se ci muoio per le botte, io ne conosco di ragazze come me, italiane e cinesi, che sono quasi morte per le botte dei loro familiari. Dato che ora sono al sicuro in una casa famiglia, è come se non fosse successo niente. Ho capito bene, ma che giustizia è questa? Io non ho più una casa, né un soldo. A 18 anni dovrò lasciare la casa famiglia e se non trovo un lavoro, che faccio? Ecco, questa è la storia di Anika che ci aiuta a riflettere anche sul sistema giudiziario italiano e a quello che è successo a questa ragazza, la quale denuncia il fatto che se non c'è l'attualità del reato e se quindi un reato viene denunciato a posteriori, la giustizia italiana non è in grado di poter intervenire. Riflettiamoci.
Allora, cambiamo argomento. Al via l'operazione oggi del reddito di cittadinanza. Non c'è stato, vi dico subito, quell'assalto alla diligenza che si pensava ci fosse nei vari uffici predisposti a presentare le domande, perché in verità è già da settimane che alla chetichella si va a chiedere il reddito di cittadinanza, ma ovviamente regna il caos più sovrano riguardo a questo codice SPID. Perché? Perché bisogna andare su internet, andare sul sito dell'INPS che è completamente intasato, soprattutto a partire da questa mattina. Perché? Perché noi vogliamo fare le cose moderne, ma poi ci dobbiamo necessariamente imbattere in un sistema come dire, troglodita per quanto riguarda tutti i meccanismi di internet, questi meccanismi moderni. Noi sappiamo molto bene che la nostra burocrazia è atavicamente vecchissima e quindi un sistema così moderno avrebbe bisogno di software moderni che possano rendere celeri queste operazioni e che quindi un sito non si debba intasare, visto e considerato che già si sapeva che ci sono tantissimi italiani che si sarebbero affidati al sito internet per poter avere delucidazioni e per poter compilare esattamente la domanda prima di andare nei vari uffici preposti per la consegna delle domande. Comunque, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Cacci, sono Manuel. Manuel, buongiorno. Buongiorno, ci tenevo a intervenire su questo discorso, mi ha anticipato, sarei intervenuto su questo del reddito di cittadinanza. Sì. Io non ho mai nascosto di essere totalmente contrario e le dico, per alcuni magari sarò stupido, per quanto mi riguarda sono onesto con me stesso prima di tutto e coerente con me stesso, assolutamente so che potrei farne richiesta, potrei essere uno di quelli che, ma non me ne frega niente, non li voglio quei soldi. Cioè non mi hanno comprato nella campagna elettorale, non li ho votati e per onestà intellettuale, coerenza, non li voglio, non farò richiesta, non mi interessa. Cioè io voglio un lavoro, punto, voglio faticare, guadagnarmi i soldi faticando, perché le spiego, il discorso di sto reddito di cittadinanza è che per un anno e mezzo prorogabile quelli che ne usufruiranno saranno sulle spalle e chi è che gli paga a queste persone il reddito di cittadinanza? Non Di Maio, non Toninelli, non Di Battista o via dicendo, li pagano i cittadini con le tasse. Dunque tutti i cittadini sappiano che da quando entreranno in vigore tutte prenderanno quei soldi, non saranno pagati dai 5 Stelle quei soldi, saranno pagati dai cittadini, quelli che pagano le tasse. Dunque se siete contenti così va benissimo. E dico questo, quando i conti dello Stato, che già sono praticamente pessimi, saranno devastati, non ci saranno più soldi per le pensioni, si farà fatica, poi vorrò vedere tutta questa gente tutta felice dei 5 Stelle, la vorrò vedere ancora felice e dire sì, bravi 5 Stelle, mi raccomando, grazie, buongiorno signora Cattini. Grazie, buongiorno Manuel. Vorrei dire a sostegno di quello che lei ha appena detto che tutte le iniziative del governo da sempre, non solamente in questo governo giallo-verde, ma tutte le iniziative storicamente del governo vengono pagate da noi cittadini italiani. Questo vorrei che fosse chiaro, anche perché ovviamente, soprattutto poi ai giorni nostri dove la coperta è veramente molto corta, si tira da una parte ma si scopre dall'altra e a coprire siamo sempre noi. Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signor Racchetti. Buongiorno a lei. Volevo dire una cosa molto semplice. Prego. È logico che tutto ciò che può essere, diciamo così, di aiuto gratuitamente da parte dello Stato è ben accetto, però bisogna anche capire che le persone delle volte non sanno comprendere per che motivo si è arrivati a questo. Perché c'è 5 milioni di poveri in Italia e di conseguenza la gente in qualche modo si deve adattare facendo qualunque tipo di lavoro, anche quelli che magari non sono tanto ben giudicabili. Questa cosa funziona. L'importante è che venga fatta in un modo coerente, come fanno all'estero, darlo veramente a chi ne ha bisogno.
e saper perseguire chi se ne frega, perché ci sarà sempre qualcuno che inventa qualcosa per truffare. Però se si sta attenti a chi viene dato e si aiuta in modo concreto chi ha bisogno di lavorare e che soprattutto ha voglia di lavorare, non di fare il parassita, funziona, all'estero funziona, di conseguenza è solamente di chi deve farla partire e controllare perché funzioni bene. Non è una cosa fatta male, va bene, e poi non bisogna dire io non mi piace questo, non lo voglio, non mi interessa. Si fa la figura di quelli che dicono acqua che non mi bagna gli altri si aggiustano. Non è la questione politica, siamo tutti italiani e dobbiamo aiutarci tutti con la mano sul cuore e sperare di essere sempre più onesti. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Sì, c'è da dire che sul fatto che gli italiani vogliono lavorare è vero fino a un certo punto, perché vorrei ricordare che tanti giovani non è che vogliono fare tutti i lavori possibili e immaginabili che vengono loro proposti. Questo è un discorso che magari può andare bene dai 30 anni in su, dove c'è un maggior adattamento, forse anche per il fatto che comunque si è sposati, si ha una famiglia, si hanno dei figli da mantenere. I giovani di oggi non è che sono così tanto malleabili, cioè non è che vanno a raccogliere i pomodori o vanno a tagliare l'uva, come facevamo noi alla loro età. Loro adesso sono tutti nelle start-up, hanno la testa nell'elettronica, nelle nuove innovazioni, cioè se gli si propone un lavoro a 300 euro al mese, magari con un contratto da stagista, come fanno adesso, dove il lavoro a tempo indeterminato è oramai sorpassato, si sta vivendo nella costruzione di una nuova società, loro non è che ci stanno tanto a 300 euro al mese, quindi probabilmente bisognerebbe anche educare questa fascia giovanile che poi garantirà la pensione a quelli che come noi, a quelli che ci saranno dopo di noi, che non è più il momento di essere tanto filosofi o tanto così con schizzinosi nel cercare nel dire sì a un lavoro che non è il lavoro della vita, ma cioè questi ragazzi hanno i curricula vuoti, non hanno niente perché non hanno mai lavorato, eppure non gli interessa di andare a riempire il loro curriculum con esperienze lavorative che possano formarli. Loro sono già arrivati, a 20 anni loro si sentono già arrivati e puntano già a diventare manager da 6.000 euro al mese. Ecco, secondo me anche questo tipo di educazione sarebbe importante farlo, perché probabilmente si andrebbero anche a colmare tutti quei posti di lavoro che sono sicuramente più comuni, sicuramente meno remunerati, ma che devono fare loro, perché non si può pretendere che una persona di 40-50 anni vada a spezzarsi la schiena nel raccogliere i pomodori. Vediamo anche che adesso l'agricoltura, i braccianti agricoli sono quasi tutti di colore, proprio perché i giovani non vogliono, non hanno voglia di fare questo tipo di lavoro. E questo è importante, a mio avviso, perché comunque sia sarebbe un modo per tenere per garantire un lavoro italiano a quelle che sono le nostre eccellenze, perché ricordiamo che il lavoro della terra è una delle eccellenze italiane, e poi per far capire anche a questi giovani che il sacrificio fa parte della vita. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, prego. Senta, la sento un po' lontano, molto lontano, comunque non mi importa. Si è sentire, questa mattina, mentre ero al bar bevo un marocchino, ho letto velocemente un articolo della stampa dove si dice, e quindi potrei dire delle inesattezze, faccio la premessa perché l'ho letto mentre ero al bar, dove si dice che il governo precedente aveva firmato un protocollo d'intesa per un gasdotto che dovrebbe far convogliare in Italia il gas che arriva da Cipro e da Israele, e quindi con notevoli vantaggi economici ai fini delle nostre bollette. Bene, questo protocollo, quello che è, dovrebbe avere una fase finale entro il 31 marzo. Tutto bloccato.
tutto bloccato. Di Maio ha bloccato tutto. Ecco. Quindi, ripeto, potrei dire dall'inesattezza perché non ho letto tutto l'articolo con molta attenzione. L'ho letto a sprazzi, ho letto il titolo, eccetera, eccetera. Certo. Ecco. Questo è il primo aspetto. Secondo, Salvini e Di Maio hanno sempre detto che chi froda nel reddito di cittadinanza andrà in galera, va bene? Perfetto, ma secondo lei uno che ha l'animus del truffaldino e che non ha niente al sole, che è proprio nulla tenente, avrà qualche scrupolo di truffare e andare in galera? No, ce l'ha quel poveretto che veramente ha bisogno e che eventualmente commette un errore banale nel modello che magari può trasformarsi in un errore sostanziale. Poi, terzo, il Presidente, come ultimo, il Presidente Conte ha detto che la ripresa ci sarà nel secondo semestre. Ho appena sentito adesso in televisione, prima di passare la sua telefonata, che sia l'OCSE che sia l'Istat anche oggi hanno dato segnali negativi sull'Italia. Allora, sì, li hanno dati in verità negativi, segnali negativi. Questa, ho sentito cinque prima di passare alla vostra trasmissione, ho visto un telegiornale, no? E ha detto che oggi sia l'OCSE che l'Istat hanno di nuovo dato segnali negativi sull'Italia. Allora, se il nostro ministro, il Presidente del Consiglio e i suoi assistenti hanno detto che il secondo semestre sarà di ripresa, lui ha usato anche una parola bellissima, ma come ci arriveremo al secondo semestre? Ci arriveremo per recuperare il primo. Va bene. Grazie, buongiorno. Allora, per la verità l'OCSE sì, ha parlato di un rallentamento in previsione di un rallentamento della crescita per tutta l'area euro, per l'Italia, anche ha puntato il dito anche sulla Gran Bretagna qualora esca dall'Unione Europea in maniera disordinata, e ha parlato dell'instabilità politica che sta appunto facendo rallentare la crescita nei mercati, ha parlato di tutta l'Europa e si è soffermato sull'Italia, l'organismo si è soffermato soprattutto sul nostro paese. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Renato da Spinetta. Signor Renato, ma sa che la stavo pensando l'altro giorno, che ho detto non ha più chiamato? Madonna, per quello non esistevano le orecchie. Come sta? Tutto bene? Ascolti un po', adesso le voglio dire tre cose e poi la lascio. No, stare. Aspetti, come sta? Tutto bene? Bene, sia tranquilla. Ok, prego, dica. Ma sto facendo un mucchio di commissione, ma sto bene. Allora, volevo rispondere a Manu, sul reddito di cittadinanza. Ben venga quel reddito lì che toglie di posto. Però Manuel non sa che dopo 13 mesi del reddito di cittadinanza chi lo prende lo portano a lavorare. Se tre volte lo rifiuta gli tolgono tutto e si fanno dare indietro con gli interessi. Perché lui dice io voglio il lavoro. Allora lui gli stava bene quando c'era il PD. Che diciamo che c'era tante povere gente che ha perso i soldi in banca, che si sono sparati, si sono impiccati, che sono andati alla disperazione, sono andati in mezzo alla strada e tutto. Poi per il lavoro dei giovani, mi ascolti bene, io ho 63 anni proprio. Come si dice, se vanno a lavorare a cogliere pomodori, le arance, le mele, la frutta, a Saluzzo c'è una cooperativa che paga 4 euro all'ora, anche 5, dipende dal lavoro che fa. Ma qua, siccome che qua in Meridione danno 1 euro all'ora o 2 euro e non li mettono a posto con i libretti a fare i stagionali. Poi volevo dire un'altra cosa. Qui in Alessandria, che abbiamo, come si dice, che devono fare i spazzamenti, pulire e mettere a posto le strade. Ieri ho preso il pullman per andare a fare una commissione. C'è tutta, a Betale, c'è tutta una strada rotta. E anche il pullman sobbalzava, poveretti. Tra un po' si spacca il sottosegno e lo lasciamo in magazzino. E poi volevo dire anche un'altra cosa, poi si mettono su i controllori sul filobus, perché ne vedo uno ogni tanto,
quando non ci sono sono presente al mercato senza pagare, senza niente. Grazie, buon Michele. Grazie, buongiorno signor Renato, buongiorno. Manuel è la nostra pietra dallo scandalo, è bello perché comunque tutte le volte che fa un intervento poi suscita sempre delle polemiche, no? È un po' il nostro Gian Burrasca. Allora, per quanto riguarda il discorso che faceva il nostro telespettatore sul gasdotto, quell'opera fa parte delle grandi opere che sono state bloccate, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, tutti i giorni i giornali e le cronache principali dedicano ampio spazio alla questione della TAV, che è diventata una questione politica, sì TAV, no TAV, ma sì Salvini, no Di Maio, e quindi questo l'abbiamo già detto anche l'altro giorno, non va bene, ci deve essere chiarezza per quanto riguarda le opere e quanto riguarda sia i costi che i benefici dell'opera, ma non devono essere i politici a dircelo, noi italiani lo vogliamo sapere tramite delle consultazioni di tecnici che siano avulsi da ogni tipo di frangia politica. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Pronto. Prego, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, prego, parli. Allora, abbasso la televisione un attimo, così almeno ci sentiamo. Allora, volevo dirle che non so di cosa ci stiamo lamentando in Italia, adesso tutti poveri, tutti disgraziati, se mi ricordo da quando ha partecipato ai mercati esultavamo, poi è arrivato un certo signore che diceva: ma noi lamentate, i ristoranti sono pieni, gli aerei sono pieni, ma che lamentate? Cosa abbiamo seminato? E adesso ti lamentiamo? Arrangiatevi, Totò diceva, l'avete voluto, tenetevelo. Vi saluto, salve. Grazie, buongiorno. Vabbè, è giusto, ognuno di noi ha le proprie idee. Ovviamente tutti quanti combattiamo per una società migliore, siamo tutti quanti concordi sul fatto che il lavoro è un diritto di tutti, il benessere dovrebbe essere un diritto di tutti, poi ovviamente le strade per arrivarci si dividono in quelle che sono le menti, le opinioni, le idee, i principi di base sono tutti uguali, perché tutti quanti vorremmo vivere in salute e nel benessere. Poi insomma le strade per arrivare a tutto questo si dividono a seconda dei pensieri, dei credo, di ognuno di noi. Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Volevo anche parlare dell'incidente stradale che si è registrato ieri pomeriggio davanti alla stazione ferroviaria di Alessandria, perché ha aperto non poche polemiche sul traffico quotidiano che c'è in zona stazione, che non viene regolamentato, del fatto che le strisce pedonali sono a ridosso degli stalli delle corriere e che quindi sia chi attraversa le strisce che chi arriva in macchina ha pochissima visibilità e si trova, e soprattutto l'automobilista si trova il pedone da un momento all'altro che sbuca da davanti alle corriere, un problema molto, molto sentito nella città di Alessandria. Cercheremo poi di capire magari con l'assessore ai lavori pubblici se viene preso in considerazione questo problema e se l'amministrazione comunale alessandrina ha in programma di fare qualcosa, se non altro magari allontanare un po' gli stalli delle corriere, probabilmente sarebbe già una buona cosa, così come rifare le strisce pedonali. Ne parleremo nelle prossime volte di Filo Diretto, intanto ora la linea va alle notizie, vi auguro un bellissimo pomeriggio, arrivederci.